Tanta Roma e poco Milan, ma alla fine l'1-1 rende tutti felici. La Roma perché continua ad inseguire il suo sogno europeo, il Milan perché le giornate che lo separano dallo scudetto diminuiscono ed i punti di vantaggio sulla Juventus sono immutati. Il gol realizzato da Simone dopo 3 minuti e mezzo è di quelli che possono stendere chiunque, ma non la Roma di oggi, fresca, piena di grinta, di volontà, unita ad una grande determinazione. È stato un brutto inizio, quello è sicuro, perché partire subito con il Milan, con un gol a vantaggio loro, non era facile recuperare. Il tiro di Van Basten tiene in apprensione i romanisti, che però da quel momento cominciano a presentarsi dalle parti di Rossi. Ci prova Esler, siamo al 17° e Rizzitelli non arriva alla deviazione. Il Milan sa come gestire le partite, come dimostrare di essere sempre presente. Galliani appare tranquillo ed entra Massaro a rilevare l'infortunato Simone. Donadoni controlla se Zinetti si è ripreso dallo shock del gol subito e 3 minuti più tardi, al 47°, Lanese arriva ad ammonire Comi che, poveretto, aveva tentato di protestare giustamente. Si riprende a giocare più tardi di tutta la Serie A e Massaro è lasciato inspiegabilmente solo. E qui il Milan si spegne, soffocato dalla volontà dei romanisti. La conclusione di Esler. Deviazione, poi da campione su una palla calciata da Esler e diretta sull'angolo lontano. Scaramuccia in area con colpo di petto finale di Rossi a Feller che costa l'ammonizione al portiere. Garzia recupera miracolosamente su Massaro e forse proprio in quel momento si capisce che il pareggio non è davvero un sogno. È inusuale l'affanno in cui versano i difensori del Milan. Entrano Albertini e Carnevale a rilevare rispettivamente Fuser e l'infortunato Giannini, assai bravo forse perché restituito al suo ruolo. Proprio Carnevale, il 24°, si trova a controllare la sfera, vede solo sulla destra Rizzitelli, lo serve subito ed il tiro dell'attaccante non consente recuperi a Rossi. La Roma è ringaluzzita, Feller torna un attimo a volare, ma Costa Curta cinicamente lo stende e qui Lanese la combina grossa perché dimentica per un attimo il regolamento. Capello guarda l'orologio preoccupato, ma subito dopo appare ben più disteso. Fabio Capello, le preoccupazioni della vigilia poi sono state immediatamente verificate sul campo. Senza una conferma, è una partita che noi temevamo contro una squadra che ritengo in questo momento una delle più in forma del campionato. Aveva la voglia di far vedere al proprio pubblico di essere un'ottima squadra, è stata una grande prova di orgoglio da parte della Roma. Direi che forse noi, avendo segnato subito un po', ci siamo adagiati, invece di continuare con maggiore intensità a cercare la seconda rete, siamo andati avanti un po' in maniera narcisistica. Dopodiché la Roma è cresciuta e ha raggiunto meritatamente il pareggio. Le giornate sono ormai 8, i punti con la Juventus sono sempre 4. Beh, direi positivo sotto questo aspetto la giornata, una trasferta di meno, oltretutto su un campo temibile come questo qui. Io non vado mai in casa degli avversari, però quest'oggi sono soddisfatto della posizione classifica.